Oggi parleremo della Madonna di Foligno di Raffaello. La tavola fu commissionata alla fine del 1511 dall'umanista Sigismondo Conti, segretario e amico di Papa Giulio II, come un ex voto. Al centro, sul fondo, si vede la città di Foligno e la casa del committente, risparmiata dalla caduta di un meteorite o di un fulmine globulare. Vasari la descrive sull'altare di Santa Maria in Aracoeli a Roma, dove Sigismondo fu sepolto alla morte nel febbraio del 1512. Lo vediamo ritratto a destra, inginocchiato, accanto al suo santo protettore, Girolamo. L'angelo in primo piano tiene una targa vuota. Sigismondo morì prima di poter comunicare all'artista il testo dell'iscrizione. A sinistra San Giovanni Battista indica allo spettatore l'apparizione della Vergine e San Francesco con il suo gesto presenta i fedeli, intercede per loro. Nel 1564 gli eredi di Sigismondo la portarono a Foligno, da qui il nome. Fu trafugata da Napoleone e durante il soggiorno francese fu sottoposta ad un invasivo restauro, che ne comportò il trasporto su tela. Dopo la sconfitta, tornò nello Stato Pontificio e rimase nella collezione vaticana dove la vediamo oggi. Grazie per l'attenzione.